Ciao, sono Enrico Chiari e ti do il benvenuto in Volpi Digitali, il podcast di Foxwin. Foxwin è un'azienda che supporta altre aziende, associazioni ed enti pubblici a selezionare le idee delle persone che lavorano al loro interno, a trasformarle poi in progetti concreti e quindi a generare benessere e valore. I temi che trattiamo nel podcast di Foxwin sono inerenti alle realtà quotidiane del mondo imprenditoriale, del mondo organizzativo, quindi hanno a che fare con i problemi che imprenditori e manager fronteggiano ogni giorno, con la ricerca delle soluzioni per superare questi problemi e con la ricerca di strumenti per migliorare le condizioni preesistenti, che non sono necessariamente problemi. Il tema di questa quinta puntata del podcast di Foxwin ha a che fare con l'infedeltà aziendale. L'infedeltà aziendale è un problema attuale della società. Ci sono sempre più persone che perdono un senso di appartenenza con la realtà aziendale nella quale lavorano, che hanno delle aspettative, delle esigenze che le portano a lasciare appunto le aziende nelle quali lavorano. E ovviamente le realtà organizzative si trovano private di una risorsa, ma anche dell'esperienza di quella risorsa, che devono sostituire velocemente. In questa puntata andiamo a vedere come stimolare questo senso di appartenenza con un coraggio propositivo e con una capacità risolutiva anche delle persone. Il santo graal per le aziende del XXI secolo è la capacità di attrarre e di mantenere i talenti delle persone. Le persone vivono, lo diciamo spesso, non solo lavorano nelle aziende ed evolvono anche all'interno delle aziende, a volte meno, a volte di più, a volte molto poco. Le persone sono individui, ovviamente, che a un certo punto, per ambizioni, per necessità personali, possono anche decidere di cambiare aria. E questo mette in difficoltà un'organizzazione, perché l'organizzazione non si trova preparata a dei ricambi rapidi. Possono essere soggetti a una forma di infedeltà aziendale, queste persone. Ed è chiaro che con la defezione di una risorsa esperta, un'azienda spesso non perde solamente il talento di un singolo, perde l'esperienza di quel singolo, perde quell'insieme di capacità trasversali acquisite sul campo che sono frutto di osservazione, di pratica, di rielaborazioni, cioè quelle abilità che non sono quasi mai trasferibili tramite una formazione in senso formale. Le soluzioni possibili per mantenere i talenti ci sono. Le persone che lavorano all'interno di un'azienda possono davvero fare la differenza in termini di efficienza e costituire un punto di forza per quel gruppo in termini di connessione relazionale. E questo avviene specialmente se all'interno del team ci sono equilibrio, collaborazione reale e senso di appartenenza. Lo confermano i risultati di un breve sondaggio che noi di Foxwin abbiamo sottoposto a diversi HR manager di alcune aziende. Il titolo è L'importanza delle risorse umane nell'innovazione aziendale. In base alla loro esperienza specifica abbiamo chiesto quali tecniche di motivazione aziendale risultino più efficaci per mantenere un rapporto con le risorse presenti. E sono state due le risposte maggiormente votate. La prima è sostenere l'autostima del dipendente, realizzando le sue idee. La seconda è offrire incentivi economici per i dipendenti che raggiungono gli obiettivi e i traguardi proposti. Alla domanda quali tecniche o strategie suggerirebbe per promuovere o stimolare l'innovazione aziendale, più della metà degli intervistati ha risposto la raccolta di idee innovative del personale operativo. I responsabili delle risorse umane dicono cioè di credere fortemente nelle idee del personale, idee che emergono dal talento del singolo, ma soprattutto dalla sua esperienza, che consiste nell'essere costantemente a contatto con le circostanze quotidiane. Per fare questo bisogna avere una capacità ancora oggi analogica, cioè la capacità di ascoltare le persone. Una delle strategie fondamentali per mantenere i talenti è proprio questa, ed è ovvio che i luoghi di lavoro sono luoghi di vita. Sono luoghi dove le persone hanno bisogno di sentirsi considerate anche nelle proprie legittime esigenze e aspettative. Per affrontare la questione della partecipazione dei dipendenti allo sviluppo dell'azienda, una delle strade più percorse è stata la cosiddetta cassetta dei suggerimenti. Il problema però dei primi sistemi delle cassette dei suggerimenti era la mancanza di gestione dei feedback. Cioè non c'era alcuna possibilità di interazione tra i produttori e nessuna archiviazione sistematica delle idee proposte. Per la validità effettiva di questo strumento, le attività di raccolta, di valutazione e di attuazione delle proposte devono essere gestite in modo adeguato ed efficiente, ma questo spesso non avviene. Lo schema infatti è all'incirca così. C'è il lancio del processo,
c'è la ricezione dei primi suggerimenti, poi ci sono le prime azioni che vengono implementate e poi c'è la crescita esponenziale dei suggerimenti. Il problema è frequente che c'è un punto di saturazione del sistema che comporta una decrescita del rapporto tra azioni implementate e azioni proposte. La conseguenza è la demotivazione tra il personale e l'azzeramento delle proposte. Per una gestione completa dell'intero ciclo di vita dell'idea diventa fondamentale usare uno strumento digitale appositamente programmato per gestire situazioni di questo tipo. Una piattaforma quindi che preveda i seguenti passaggi: il lancio del concorso delle idee, la ricezione delle prime idee, le prime azioni implementate, la crescita esponenziale delle idee, la gestione pianificata e organizzata delle idee, l'attuazione di un loop positivo di motivazione dei dipendenti con azioni concrete e di gestione e di comunicazione dei feedback sulle azioni che sono state proposte e sulle azioni che sono state implementate, e infine il miglioramento continuo e l'inizio di un nuovo ciclo di vita delle idee. Ovviamente stiamo parlando di una piattaforma come Foxwheel. Bene, noi speriamo di averti dato delle idee, delle intuizioni, delle ispirazioni per ragionare su quello che è un problema importante in questo momento nelle realtà aziendali, quello dell'infedeltà delle persone all'interno appunto delle aziende, e magari anche per quanto riguarda la ricerca di strumenti che possono risolvere questo problema. Se sei interessato ad avere maggiori informazioni su Foxwheel, trovi tutte le informazioni sul sito foxwheel.eu e puoi seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e LinkedIn. Da parte mia e da parte del Foxwheel Team, l'augurio di una buona giornata e ovviamente a risentirci alla prossima puntata.